Certificati quest'oggi come specialista in studio abbiamo Paolo Dal Negro di Unicredit, buongiorno Paolo. Buongiorno Enrico, buongiorno ai telespettatori. E abbiamo anche Pietro Di Lorenzo di SOS Trader in collegamento Skype, no però mi dicono ancora forse di attendere un attimino, tanto io nei monitor già lo vedo, però fra poco lo sentiremo anche. Nel frattempo vi dico che come sempre noi apriamo le linee, tutto quello che avete da chiederci sul mondo dei certificati potete farlo, il numero è 366-6282-858. Allora se vuoi, anzi cominciamo un attimino, scusami Paolo, nel dire come sta andando la borsa, attualmente il nostro future è il rialzo del 1,1%, stiamo rimbalzando rispetto ai minimi che abbiamo segnato nei giorni scorsi, alle performance negative dei giorni scorsi. 18.425 punti è l'attuale quotazione del nostro future, probabilmente c'è la ricopertura delle posizioni short che sono state in essere tutta la settimana ed è per quello che insomma stiamo rimbalzando leggermente. C'è sempre una giornata un po' pesante per quanto riguarda alcuni titoli bancari, ad esempio MPS oggi sta perdendo circa il 3,97%, siamo a 0,6290, l'FCA sta perdendo il 3,57%, STM Microelectronics invece sta perdendo il 2,3% a 5,95%, Mediaset meno 1,1%, Tenaris 0,69%, Ubibank 0,64% e chiude la lista dei titoli negativi Ubibanca con una perdita anche misurata abbastanza piccola, 0,64%, 0,18% invece è Saipem di ribasso. Per contro tutto il resto è positivo, a cominciare anche da Banco Popolare 5,13%, la Popolare di Milano 3,36%, tra l'altro c'è stato il via libera della BCE sul possibile matrimonio tra la Popolare di Milano e il Banco Popolare, ora vedremo se questa ipotesi si tramuterà in verità o cioè in verità in realtà o meno. Pietro Di Lorenzo, ci sei? Ciao, buongiorno Enrico. Buongiorno Pietro, allora subito velocemente come stai vedendo il mercato in questa mattinata, previsioni giornaliere e poi eventualmente ci possiamo anche allungare fino alla settimana prossima, però velocissimo perché abbiamo già molte domande. Mi aspettavo una partenza ancora più forte, nel senso che il taglio a sorpresa dei tassi della Banca del Giappone in qualche modo doveva fornire un boost credo più reattivo, invece il mercato è partito alto, però adesso siamo su nuovi minimi giornalieri e quindi i bancari hanno mostrato ancora una volta di non riuscire a reggere. È partita MPS con la correzione e non so se ci fai caso, in queste giornate iniziano le sospensioni a ribasso quasi sempre aperte MPS e poi spesso vengono seguite a ruota dagli altri bancari, quindi un mercato non forte come mi aspettavo e un tentativo di rimbalzo che sta un attimo evaporando. Allora, detto questo, qual è la tua strategia operativa, Pietro? Ma guarda Enric, dipende dall'orizzonte temporale come sempre, se hai la capacità di sfruttare la volatilità giornaliera che è presente sui mercati in questo momento, ben venga, purché sia diciamo un professionista e abbia la capacità di controllare i rischi in maniera molto diciamo attenta. Viceversa, se l'orizzonte è di medio termine, in questo momento la volatilità è eccessiva, aspetterei un consolidamento per rientrare sul mercato e soprattutto eviterei di essere ingolosito da prezzi a sconto del 20-30% rispetto a inizio anno. Ricordo sempre che l'elemento che un titolo sia sceso tanto non è affatto di per sé un motivo di acquisto, e quindi bisogna avere la capacità di essere anche un attimo freddi, certo, nell'attendere un consolidamento, evitare di prendere il coltello mentre sta accadendo perché il rischio di tagliarsi le mani diventa molto grosso. Quindi attività per chi può fare l'intraday e totale atteggiamento opposto, quindi passività, stare fermi per chi invece ha un'ottica più di medio termine aspettando un consolidamento dei prezzi. Allora, alla luce delle considerazioni che ha fatto il nostro amico Pietro Di Lorenzo, ricordo di sostrader.it, Paolo Dal Negro, protezione, in poche parole quello che chiede Pietro Di Lorenzo, che vuole alla luce delle giornate che sono un po' volatili, il che per un trader di breve periodo va anche bene, che utilizza magari prodotti a leva sul future. Per uno invece un po' più, diciamo che vuole tutelare, si vuole tutelarsi, non ha questa propensione a rischio come un day trader, la protezione è la cosa migliore.
che cosa fare con i certificati alla luce di tutto questo? Assolutamente sì, io mi stavo prendendo giusto un appunto su quanto dice, su quanto ha detto Pietro, cioè per il medio periodo se non si hanno le idee abbastanza chiare, stare fermi, oppure come dici tu cercare strumenti che mi possano dare una protezione. Come sappiamo bene, negli ultimi anni con i tassi molto bassi è difficile, molto difficile trovare protezioni, prodotti a capitale protetto, perché gli emittenti fanno molta fatica a costruirli con i tassi di interesse, il funding che c'è adesso. Quindi dobbiamo guardare un po' la protezione condizionata del capitale, quindi rimaniamo sempre all'interno delle solite categorie, bonus, nelle sue varie tipologie, e questo magari sarà il momento di ricordare quali potrebbero essere le tipologie che vanno adesso, oppure cash collect, oppure express. Quindi dare la possibilità, andare a caccia del rimbalzo o del premio insito nei prodotti, con la possibilità che il mercato sfoghi ancora. Noi abbiamo questa settimana emesso 70 nuovi bonus cap. Forse i bonus cap con barriera continua non sono i prodotti più adatti in questo momento, però abbiamo emesso barriere lontane 25% dai prezzi attuali. Quindi insomma, per chi non fosse proprio catastrofico, voglio dire, ci sono anche questi prodotti. I premi con la volatilità molto alta sono elevati, andando da un indice a un 7% a un 60% su un'azione abbastanza speculativa, con un orizzonte temporale però abbiamo scelto molto breve, quindi aprile o novembre massimo per i bonus cap, con questa entità di premi e l'entità delle barriere a 20-25%. Ma dopo magari facciamo un ragionamento tra bonus cap, top bonus, reverse, proprio per le diverse visioni che ci possono essere in questo momento. Vuoi farlo adesso però molto velocemente, perché vorrei entrare nella parte operativa. Bonus cap, barriera continua intraday, quindi qualsiasi prezzo battuto durante la giornata. Top bonus, che se scende sotto la barriera mi disattiva il bonus. Top bonus invece ho la rilevazione della barriera solo alla data di scadenza, quindi molto più, tra virgolette, tranquillo in questo momento. Allora, entriamo nella parte operativa. Pietro Di Lorenzo, si muovono soprattutto le banche in questi giorni. Io non so se hai qualche strategia sulle banche o cosa stai seguendo. Ma certamente le banche sono i temi più caldi in questo momento, però un'altra cosa che mi sento ricordare, in virtù di tante mail che mi arrivano, è di non sovraffrettare troppo il portafoglio sul settore bancario, ma di utilizzare sempre un approccio da buon padre di famiglia che prevede una diversificazione su più settori. Quindi banche sì, ma con il giusto peso nel portafoglio. Ho visto ultimamente portafogli che avevano 80-90% di titoli bancari, e questo non è una cosa da implementare. I titoli bancari, come dicevi tu in apertura, le popolari sono il caso del momento. Sembra scontata un'aggregazione a breve, e il titolo che diciamo sto seguendo con maggiore attenzione è Popolare Milano. Popolare di Milano, beh, sì. Quella c'è, cioè, la principessa delle popolari. Sì, la principessa in realtà, che da inizio anno è un po' decaduta, nel senso che... Ma lì è tutto quanto il settore, non è che... Naturalmente sì, è tutto il settore. Forse però meno, caduta meno di altre, anche la Popolare di Milano. Però vabbè, in ogni caso, dimmi qual è la tua strategia. Guarda, la strategia è, se si ha un orizzonte, diciamo, non brevissimo, è quello proprio di scommettere, tra virgolette, su un'aggregazione che potrebbe premiarla. Quindi si potrebbe anche entrare su questi livelli, magari con delle piccole quantità, magari scalettare gli ingressi nel tempo, e quindi partire con un 20% da questi livelli, e poi nel tempo magari una volta al mese provare a entrare. I livelli chiave sono il minimo, sì, toccato ieri, 0,6835, sì, che è un livello importante, e poi quell'ampissimo gap che non so se riesce a mostrare. Sì, lo vedo, quello del 2015, inizio 2015. Esatto, ecco, 19 gennaio 2015, il gap è rimasto aperto a 59,5, quindi un livello molto molto lontano, e quindi per chi avesse un orizzonte di medio-lungo e soprattutto una gran pazienza nell'attendere che questa operazione si compia, potrebbe essere una buona opportunità. Viceversa, se sei aggressivo puoi sfruttare la volatilità di questi giorni, ma questo è un ragionamento, diciamo, dedicato solo ai professionisti.
Va bene, allora, dopo, ora andiamo in pausa pubblicitaria e dopo vedremo con Paolo Dal Negro gli eventuali certificates e l'eventuale strategia su Popolare di Milano. A fra poco. Allora, bentornati, stiamo analizzando la Popolare di Milano alla luce della strategia che ci ha dato Pietro Di Lorenzo con il minimo molto importante a 0,68 e 35. Certificate su Popolare di Milano, ho aperto la pagina, ce ne sono parecchi, bonus cap, top bonus. Cosa scegliamo? Ma allora, forse anche nell'ottica di quanto detto prima, forse sarebbe il caso per puntare a un medio periodo, quando noi parliamo di medio periodo parliamo 6 mesi, un anno, ecco. Certo. Sarebbe il caso magari di andare a scegliere un top bonus, cioè un prodotto che non mi disattiva il bonus quando il sottostante scende sotto il livello di barriera durante la vita, ma devo andare a guardarlo alla sua data di scadenza. Ce ne sono di un po' di interessanti, non so se riusciamo a vedere il sito, a vedere qualcosa. Ah, bonus, allora, i cap sono quelli sopra, i top sono quelli sotto con barriera scadenza. Dammi velocemente il primo, mi sembra forse questo un po' quello più, andiamo ad analizzare le caratteristiche di questo certificato. Allora, fammi centrare così almeno vediamo. Questo certificato cosa ci dice? Ci dice che oggi lo paghiamo, vado, leggo 85,99 qualcosa. Ha una barriera che è 0,7506, quindi il titolo adesso siamo leggermente sotto perché il titolo fa 0,72. Se noi scendiamo in basso a destra andiamo a vederci i rischi rendimenti del prodotto, e i rischi rendimenti ci dicono che questo scade a dicembre 16, se ricordo bene. Sì. C'è un bonus potenziale, un rendimento potenziale del 34, leggo bene? 34,29. Che annualizzato, quindi da qui a dicembre, è quasi 50, se riesco a leggere 39. Bene, mentre la distanza alla barriera è negativa in quanto è sotto del 3%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se a dicembre 2016, quindi a dicembre di quest'anno, la scadenza è settembre, è ancora più corta, quindi se il 19 di settembre di quest'anno il titolo sarà sopra il livello di barriera, quindi guadagnerà quel 3 qualcosa per cento, io vado a caccia di un rendimento del 34-35%, come abbiamo visto comunque, prima. Come certificato. Ma con i top bonus noi possiamo cercare di andare a prendere qualcosa, tra virgolette, a sconto. Se invece la performance di Banca Popolare di Milano dovesse essere la medesima, quindi il prezzo di oggi, io incasserò il prezzo che pago il certificato oggi. Se mi dovesse scendere del 10%, io incasserò un prezzo che è il 10% inferiore a oggi, cioè farò la stessa performance negativa del prodotto, però dell'azione, però se l'azione mi sale del 3,5%, io vado a caccia di un 35%. Questo è un esempio, è interessante, possiamo potenziale andare, rendimento. Possiamo andare a vedere anche un bonus cap che magari è il 20% di distanza dalla barriera, sempre scadenza, novembre, dicembre. Ma sai cosa, dicembre. Lo trovo piuttosto interessante, ma non per portarlo a scadenza. Beh, certamente, come abbiamo visto spesso. Perché l'85, la lettera adesso, cioè potenzialmente, se metti caso che salta fuori, si velocizza eventualmente l'accordo. Nel momento in cui il sottostante sale, anche il prezzo del bonus salirà, e se io sono contento della performance, posso tranquillamente rivendermi. Un po' aggressivo, però interessante. Velocemente, invece, andando sul meno aggressivo. Cash collect. Okay. Quindi vado a caccia di cedole trimestrali, ne abbiamo alcuni su Banca Popolare di Milano anche lì, magari se li vediamo possiamo adesso scegliere un po' le caratteristiche. Io vado a memoria, ne abbiamo uno trimestrale con cedola intorno al 2,7-2,8%, qui però bisogna andare a vedere i livelli di barriera. Allora, ce n'hai uno solo di cash collect, barriera 0,6652. Ah, quindi siamo sopra il livello di barriera, sì. Probabilmente adesso lo compri a una certa distanza, lo compro molto a sconto perché logicamente è sceso il sottostante, sì. Però io se alle date di osservazione, quindi la prossima sarà, andiamo a vederla, scadenza, è un po' più in basso, ultimo giorno di negozio, prossima data 19/02/2016, ecco,
Ad esempio, al 19 di febbraio, se Banca Popolare di Milano è sopra la barriera, io incasso 2.4 euro per certificato, mi incasso la cedola. Se dovesse essere sopra i 0.89, mi sembra che lo strike, mi rimborsa anticipatamente. Invece, c'è come è chiaro che sono molto volatili i titoli, però se io dovessi arrivare al 19 di febbraio, mi incasso la cedola del 2.4, poi vado a maggio, dove ho la stessa identica possibilità, con la stessa barriera, stesso strike e stessa cedola. Questa è una caratteristica, è un prodotto meno sicuramente aggressivo di quello di prima, nessuno sta parlando di restituzione sicura del capitale, ma qui vado a sfruttare un flusso cedolare. Interessante domanda di un nostro telespettatore: in caso di bail-in, i certificati che rating di rischio hanno nel confronto con non di meno senior? Dio, qua forse ma allora non entro nello specifico, perché spieghiamo. stiamo facendo fare uno studio esterno proprio perché ci dicano esattamente dove si collocano i certificati, però insomma anche a ragione, visto che è un titolo di debito della banca confuso nel patrimonio dell'emittente, io penso che rientrino nel bail-in. Non, adesso i gradi non mi sento ancora di dare un'informazione precisa, però insomma ci dovrebbero rientrare. E quando è che avrete l'informazione precisa? Penso nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Così almeno magari sì, chiariremo questo punto assolutamente molto importante. Allora, siamo in dobbiamo entrare in pausa, però Pietro Di Lorenzo, che vedo sempre in attesa, anticipaci già qual è la prossima strategia? Telecom. Non l'ho sentito, scusami. Guarderei Eni e Telecom. Perfetto, pausa, Eni e Telecom. Allora, velocemente, Pietro Di Lorenzo, le tue strategie su Eni e l'altra qual era? Telecom Italia. Ok, vai, velocissimo. Allora, partiamo da Eni. Sì? Se riesci a aiutarmi con un grafico di lungo termine, sì? Mostra una cosa didatticamente interessante. Vai. Se mostri un grafico tipo dal 2008-2007, molto di lungo anche... Arriva. Ok, vedrai che 12 euro okay. È un livello di supporto che per diverse volte, compresa recentemente due settimane fa, in particolare il 20 e il 21 gennaio, si è opposto in maniera decisa alla discesa dei sì. prezzi, cosa che peraltro è avvenuta anche agosto 2011. Sì, lo vediamo 2011. Molto bene. Esatto, didatticamente interessante perché mostra proprio la valenza del livello. Quindi da qui a mio modo di vedere potrebbe ripartire un movimento. In ogni caso 12 euro è un supporto importante. Quindi per chi ha una logica anche qui di medio termine, quello è un trigger da monitorare con attenzione. E se si ha la forza di mettere uno stop distante 7 punti percentuali dai livelli attuali, potrebbe essere anche questo un buon punto d'ingresso. Naturalmente va da sé che la strategia sarà condizionata dal prezzo del petrolio, che peraltro è un asset fra le più difficili da inquadrare, nel senso che è veramente difficile fare previsioni sul prezzo del petrolio in quanto è condizionato anche da elementi esogeni. Quindi diciamo investimento meno rischioso rispetto a Popolare Milano, riferimento tecnico 12 euro e titolo energetico, come dicevo in apertura, necessario in ogni portafogli ben diversificato. Telecom? Telecom è un po' più rischiosa e più delicata la situazione, ma anche qui ritengo che da qui a qualche anno in Europa ci siano dei movimenti sulle principali players europei, addirittura mondiali. Visto quello che è successo nell'azionariato di Telecom, insomma diciamo che si stanno assestando probabilmente per cominciare il risico. Esattamente, ma diciamo la storia dell'azionariato di Telecom è una brutta storia della finanza italiana. Sì, ma non entriamo qua perché siamo strettissimi. Dimmi la strategia. Velocissimo, qui 0,97 potrebbe essere un primo livello di supporto, secondo livello di supporto 93,50 e poi bisogna andare un po' più giù. Qui non entrerei subito, ma attenderei un consolidamento dei prezzi fra 0,97 e 1,05. Qualora i prezzi tengano per almeno due settimane 0,97, potrebbe essere un segno che il peggio è alle spalle e quindi si potrebbe iniziare a accumulare qualche posizione.
Paolo Dal Negro. Beh, le considerazioni che stavo facendo anch'io e che ha fatto Pietro sono: Eni, prezzo del petrolio potrebbe durare abbastanza basso, quindi quotazioni sì con qualche rimbalzo ma abbastanza stabili, stesso discorso su Telecom, quindi io avrei scelto molto velocemente, stabili, molto velocemente. Io andrei su un cash collect, quindi cedole sia su Eni che su Telecom, proprio per non essere vincolato a possibili spike a ribasso dove mi disattivino bonus o via dicendo, ma essere sempre a caccia dei miei rendimenti. Abbiamo sia su Eni su Telecom, vado a memoria, abbiamo cash collect che hanno barriere che sono inferiori alle quotazioni attuali. Ha dato un livello chiave su Eni Pietro, che era molto 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 interessante. 12 euro. Sì, e 12 euro noi... La barriera più bassa che hai è 12,36, questo qua. È un cash collect di Eni, stiamo parlando. Ah, giusto? Questo è un cash... No, cash però... Sì, scusami, qua, sì, hai ragione. Cash collect su Eni è appena superiore, sì, la barriera, quindi anche qui lo compriamo a sconto perché 86. Sotto con un leggerissimo no, è già sopra la barriera, sì, però sì, questo certificato, sono a caccia del flusso cedolare, come ero a caccia su Banca Popolare di Milano. E stessa cosa più siamo o meno a 13,20, quindi su... abbastanza lontana da 12,36. Sì, quindi vado a incassarmi trimestralmente proprio la cedolare. Telecom, un minuto. Telecom più o meno è stesso discorso, anche lì abbiamo dei cash collect, sì. Adesso non ricordo più i livelli di barriera, magari mi invito a fare un giro sul 0,84,15 e decidere insomma se può essere un livello di barriera adeguato, sapendo che io vado a guardarlo solo in determinate situazioni e anche se è sotto io non mi perdo solo il flusso cedolare. Ecco. Siamo praticamente in chiusura. Senti, eventi in calendario, c'è qualche cosa? Si ricomincia. 13 di febbraio siamo a Bologna, un sabato, per una giornata formativa su investimenti di medio periodo. Ci sarà anche Pietro con noi, ci sarà Gabriele Bellelli, il consulente dipendente, quindi certo, parleremo di finanziamenti, andremo anche su obbligazioni, andremo su portafogli garantiti, quindi insomma una giornata molto interessante per investitori. E poi il 17 riprende la formazione a alto livello nelle nostre torri qui a Milano, quindi con macroeconomisti e analisti Unicredit, per fare un po' il punto della situazione, che in questo momento ritengo sia abbastanza importante. Va bene, grazie mille allora Paolo Dal Negro. Tu Pietro, hai eventi in calendario o qualcosa del genere? Ribadisco l'invito, il 13 a Bologna sarà un bel evento, perché a mercato chiuso, e spesso a mercato chiuso si fanno i ragionamenti più lucidi e che non c'è la pressione del mercato, quindi l'invito e l'evento è gratuito, quindi 13 sabato a Bologna. Grazie Pietro Di Lorenzo, SS Trader. Ciao, a presto. Paolo? Ultima novità, ultimissima, magazine uscito ieri, lancio al PF Expo, magazine dove appunto macroeconomisti, analisti di Unicredit ci cercano di darci ogni 3-4 mesi una visione del possibile futuro, quindi vi invito economico, sul sito, lunedì ci sarà il lancio del nuovo magazine. Paolo Dal Negro, Unicredit, grazie Paolo. Grazie. Terminiamo qui il nostro approfondimento legato al mondo dei certificates, passiamo la palla alla redazione di Classe NBC per gli aggiornamenti e poi torniamo con analisi tecnica, Antonio Landolfi con noi.